Parliamo ora di patrimoni da salvaguardare perché a Travo, in provincia di Piacenza, c'è un villaggio neolitico con strutture abitative e funzionali che hanno bisogno di continua manutenzione. In questo parco si svolgono eventi a tema e anche attività didattiche per le scuole, ma il suo mantenimento diventa sempre più difficoltoso e può addirittura essere a rischio. Per parlare di questa delicata situazione è ospite nei nostri studi Giovanna Caldani del FAI di Piacenza, della delegazione di Piacenza. Buonasera, benvenuta. Grazie. Grazie. Dunque, nel nostro territorio c'è davvero un luogo... C'è un'eccellenza che noi non sappiamo promuovere, che non sappiamo valutare esattamente nella sua importanza. Per questo, quest'anno, noi che del FAI facciamo i pacchetti, confezioniamo pacchetti e raccogliamo contributi a favore di qualcuno. Di qualche bene, di qualche evento, di qualche struttura. Quest'anno abbiamo deciso di devolvere i contributi che abbiamo raccolto per il villaggio neolitico di Travo. Un villaggio che rispecchia proprio quella che era la vita, certo, di tantissimi anni fa, e quindi per questo c'è bisogno di continuo, certo, lavoro. E poi ci sono solamente 4 operatrici, 2 restauratrici e 2 archeologhe che lavorano praticamente a tempo pieno. Tutto è storicamente esatto, tutte le produzioni sono storicamente esatte. I materiali che vengono utilizzati sono esattamente come erano nei tempi del Neolitico. Addirittura anche la cucina, hanno studiato delle ricette e cucinano anche cibi come nel periodo neolitico. Perché fanno anche delle rievocazioni a favore soprattutto dei più giovani. Sicuramente, ma addirittura il nostro istituto agrario ha messo in produzione un cereale di quel periodo e questo cereale viene utilizzato per presentare delle zuppe, preparare delle zuppe, per preparare dei cibi da presentare, da offrire ai visitatori. Tutto che rispecchia fedelmente, certo, quello che avveniva, certo, anticamente. Certo. Promuovere queste attività, farle realizzare, ma soprattutto mantenere la struttura, però comporta molto impegno da molti, sì, punti di vista. Molto impegno e molto denaro, esatto, che è difficile da recuperare. Noi con le nostre 400 ore di lavoro di impacchettamento abbiamo raccolto una cifra, una piccola cifra, che però non è sufficiente, che aspetta visitatori, il villaggio aspetta visitatori, aspetta persone che partecipano agli eventi, scuole e soprattutto famiglie, perché non è solo per scuole e per didattica, ma è anche per le famiglie. Quindi davvero può essere una giornata diversa? Una giornata diversa. Da trascorrere andando nel a verde, scoprire. Nel verde. Non dimentichiamo, esatto. Certo, nel verde. E quindi ecco perché c'è bisogno di aiuto. Di aiuto, c'è bisogno di aiuto. E c'è bisogno che molti intervengano alla rievocazione storica del 19 giugno, domenica, dove si proporranno cibi, costumi e usi del periodo neolitico. Anche uno spettacolo, possiamo dire, anche uno perché spettacolo, sono cose, certo, talmente diverse, certo, certo, a cui non inusuali, siamo... Esatto, esatto. Cose che non si vedono tutti i giorni. Che però appartengono alla, certo, nostra storia. Sono le nostre radici. Certo, certo. Grazie, noi dunque ringraziamo Giovanna Caldani della delegazione del FAI di Piacenza per essere stata con noi, grazie. Io spero che ci inviterete ancora anche per parlare di quello che fa il FAI a Piacenza e di quello che fa il FAI per la nostra nazione.